Buongiorno a tutti, io sono Ivan Zarotti, sono il terzo anno di ingegneria informatica e sono il presidente delle C di Trieste di ISTEC. Vi rubo 5 minuti, anche meno, come vi ha già detto praticamente tutte le cose su di noi il mio compagno. Noi siamo appunto l'Electrical Engineering Students European Association e siamo un'agenzia, un'associazione nata in Olanda nel 1986 con l'obiettivo di interconnettere studenti di indirizzo ingegneristico non solo, provenienti da diverse università europee. Attualmente siamo presenti in più di 27 paesi con più di 5.000 membri. L'LC di Trieste in particolare è nato nel 2001 ed ha all'attivo diversi eventi sia internazionali che locali. Internazionali abbiamo per esempio organizzato l'ISTEC Summer School ed il Game of Teams, che sono stati dei workshop rispettivamente sul mondo dell'informatica e sull'importanza delle soft skills all'interno delle aziende moderne. A dicembre si è svolto il primo appuntamento di ISTEC Talks e visto il successo che ha ottenuto, abbiamo deciso di riproporre un format simile ma con argomenti differenti. Visto le richieste che abbiamo ricevuto nell'altra edizione, appunto quella di dicembre, abbiamo deciso di registrare l'intervento del relatore. Alla fine della conferenza ci sarà uno spazio riservato alle domande, che però non verrà registrato, quindi potete parlare con libertà senza aver bisogno, senza problemi, senza paura. Adesso passiamo al nostro ospite odierno, il professor Marzullo, il quale ringrazio ancora di essere con noi, che ci parlerà del suo interessantissimo intervento sulla sua energia da fusione e sulle sue opportunità. Se ha il piacere di introdursi lei stesso, che lo saprà fare sicuramente meglio di me, le lascio la parola e vi auguro una buona visione. Grazie mille. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Innanzitutto va bene, grazie a voi, mi fa piacere vedere questa organizzazione di interventi, insomma, che possono essere sicuramente, dal mio punto di vista, insomma, interessanti per la crescita professionale vostra, insomma, anche per conoscere un po' più nel dettaglio quelli che sono particolari branche del mondo della ricerca o anche industriali, potremmo dire. Vi farò vedere qualcosa adesso sul mondo della fusione nucleare, nello specifico, che si riversa ovviamente anche sul mondo industriale e in particolar modo in questo periodo in Italia. Ne parleremo a breve, giusto per, sì, per chi non mi conosce, insomma, io sono docente, sono un ingegnere meccanico, docente di disegno di macchine alla laurea triennale industriale e navale e poi di progettazione meccanica CAD/CAM integrata e modellazione solida per laurea magistrale in ingegneria meccanica. Chiaramente, quindi è a scelta anche per altre lauree, qualcuno di voi anche elettronico, elettrico, ha scelto il corso tra i corsi a scelta, diciamo. Ecco, le mie attività di ricerca principali riguardano un po' quello di cui parleremo oggi. Cercherò di presentarvi un po' il mondo della ricerca sulla fusione nucleare, con particolare riferimento a quello che è il Consorzio Europeo di Ricerca sulla Fusione Nucleare, per farvi anche vedere, insomma, e mostrarvi quali sono le opportunità che si pongono a voi ingegneri. Qualsiasi estrazione, io direi, perché come vedremo, appunto, il mondo è multifisico, il mondo della fusione nucleare richiede l'integrazione di molte competenze, quindi l'estrazione che possa essere di un campo piuttosto che dell'altro campo dell'ingegneria, tutti i campi dell'ingegneria, direi, confluiscono in questo, nella progettazione di un reattore di quel tipo. Allora, io condividerei lo schermo subito, così ne parliamo. Schermo condiviso, diciamo. Ok, se mi date solo una conferma che vedete la presentazione. Sì, la vediamo chiaramente. Va bene, perfetto. Allora, sì, dicevo, a questo proposito, ecco, non parleremo tantissimo, poi lascerò spazio alle vostre domande e così via, cercherò di non essere lunghissimo, ma a questo proposito, questo seminario vuole proprio, con questo, il titolo del seminario stesso vi dice, vuole proprio presentare la fusione in questi termini, cioè quali sono nel mondo dell'energia da fusione nucleare le opportunità e le sfide che stiamo affrontando adesso, in particolare, che sono appunto una cosa che può essere di interesse per i progettisti. Vedete, c'è scritto per i progetti del futuro, nel senso che è sicuramente una cosa futuristica, diciamo, proiettata
ad una con una scadenza temporale che vi farò vedere non esattamente immediata, perché le sfide da affrontare sono ancora tante e c'è bisogno della competenza di tutti per provare a risolvere quelli che sono i problemi principali della fusione, dell'energia della fusione. Ecco, in questo contesto noi dovremmo innanzitutto fare una distinzione. Non sempre è chiaro, quando si parla di fusione nucleare, di che cosa si sta parlando. La prima cosa che viene in mente sono i disastri, diciamo, no? Quando si sente il termine nucleare. Perché i reattori nucleari sono nell'immaginario più comune associato ai reattori nucleari a fissione. Non dobbiamo commettere l'errore di confondere la fusione con quella che è la fissione. Ecco perché in questa prima parte di presentazione, diciamo, vorrei un po' presentarvi il contesto chiarendo qual è la differenza tra i reattori nucleari attualmente in funzione nel mondo, non in Italia, ma nei paesi a noi vicini, che sono quindi quelli a fissione, e un reattore nucleare che invece sfrutterebbe per ricavare energia la fusione, che in verità non è ancora esistente, diciamo, esistono solo macchine sperimentali, ma nessuna macchina capace, ecco, di immettere energia in rete, diremo, perché appunto rappresenta delle sfide da risolvere, almeno stiamo affrontando e per i quali sembra siamo sulla buona strada per la risoluzione stessa. In questo mondo, devo anche dirvi, l'Italia svolge un ruolo importante nel mondo, perché lo svolgeva anche con la fissione prima dell'87. Ma adesso svolge ancora un ruolo importante nel mondo fusione, perché ha tante competenze importanti, centri di ricerca di eccellenza, e ha fatto anche la produzione di molte componenti di macchine che poi sono installate in Inghilterra in questo momento o sono in fase di installazione in Francia. Per questo, come vi dicevo, l'energia da fusione rappresenta un'opportunità, abbiamo detto, oltre che una sfida, innanzitutto perché è un'opportunità per una risorsa di energia pulita, e questo ancora ci tengo a sottolinearlo. Stiamo parlando di una cosa diversa dalla fissione, di una cosa che non ha la pericolosità di un impianto a fissione e soprattutto è un'energia pulita. Da quel punto di vista, quindi, che rappresenta probabilmente il futuro, come vedremo, perché rappresenta energia pulita e in grande disponibilità. Da un altro punto di vista, per voi prevalentemente, diciamo per noi ingegneri, per chi fa ricerca, per chi lavora, rappresenta una grossa opportunità sia in termini di opportunità lavorative che di ricerca internazionale. Oggi la fusione è gestita su più fronti in Europa e uno dei fronti è il consorzio Eurofusion, che sostanzialmente è il consorzio parte della Commissione Europea che gestisce l'attività di ricerca sulla fusione, di cui lì vedete un po' una mappa, no? Qui vedete i paesi che collaborano al consorzio Eurofusion con le loro agenzie nazionali sostanzialmente. E quando noi lavoriamo in questo contesto, io che affronto le mie attività di ricerca in questo contesto, prevalentemente lavoriamo con un po' tutti questi paesi. È sempre un discorso internazionale, perché le attività non le svolgiamo da sole. Dicevo, l'Italia svolge un ruolo principale, tanto è vero che uno dei membri a capo del consorzio Eurofusion è un italiano, però non lavoriamo da soli, lavoriamo in contesti di ricerca in cui molte competenze essere messi insieme e molti paesi devono collaborare, molti centri di ricerca devono collaborare per la realizzazione appunto dell'obiettivo prefissato. Ecco, in questo contesto quindi rappresenta, diciamo, un'opportunità importante, rappresenta anche una sfida importante, perché perché lavoriamo in tanti, diciamo, dobbiamo collaborare con varie competenze, cioè un ambiente di lavoro altamente integrato, distribuito e multidisciplinare è sempre una sfida, perché ci richiede l'integrazione delle varie analisi, diciamo, delle varie fisiche e delle varie problematiche su un singolo progetto.
E poi è una grande sfida non solo per questo aspetto lavorativo, diciamo, ma anche perché, come vediamo in qualche slide a breve, per realizzare la fusione le condizioni di lavoro sono veramente estreme, in termini di temperatura, in termini di carichi, in termini appunto di tutto quelli che sono gli input alla nostra progettazione. Abbiamo quindi da affrontare questo problema di integrazione multifisica. Qui vedete al centro una macchina sulla quale qui si poneva il punto, in questa immagine si voleva porre il punto come a partire da un modellino CAD, quindi da un modello 3D, sia necessario far convergere le analisi che fanno i fisici, le analisi di elettromagnetiche, le analisi termiche, CFD, la manutenzione da remoto, perché non si entra in macchina per fare manutenzione, la neutronica, i problemi strutturali per raggiungere l'obiettivo di avere una fusione stabile all'interno di quella macchina. Adesso allora vi vorrei far vedere un po' di cose su come sono fatte queste macchine, no? E come appunto si realizza la fusione lì dentro e perché stiamo parlando di un problema complesso ma anche molto affascinante per l'ingegnere. Quindi dicevamo, è un'opportunità e una sfida per i progettisti del futuro perché sicuramente rappresenta l'opzione tra le più promettenti per rispondere alla futura domanda di energia e perché appunto un po' da ingegneri questo approccio multidisciplinare che chiede competenze diverse, eccetera, è quello che è richiesto agli ingegneri del domani, no? O anche del presente, io direi. Cioè, non possiamo più essere singolarmente competenti su una cosa, dobbiamo essere ben competenti sul nostro campo, ma è necessario avere l'interdisciplinarità. E questo è un po' anche quello che si cerca di fare oggi nei vostri corsi di studi, no? Prevalentemente nei corsi di studi che vengono proposti. Allora, ecco, facciamoci prima questo chiarimento, detto un po' questo contesto, chiarito il contesto, facciamoci un po' questo chiarimento su qual è la differenza tra la fissione e la fusione, per poi guardare dove stiamo con la fusione. Vista dove stiamo con la fusione, quindi qual è la roadmap verso la realizzazione di questa fusione, io vi farò vedere qualche caso applicativo specifico, quello in particolare di cui io sono responsabile della progettazione, per giungere un po' alle conclusioni e farvi vedere alla fine un po' di proposte che ci sono in giro, di tirocinio, insomma, di proposte lavorative e così via, che potete consultare. Vediamo prima la fissione, così poi arriviamo alla fusione. Allora, la fissione è questo processo qui che vediamo in questa slide, no? Sostanzialmente un atomo di uranio colpito, diciamo, da un neutrone, o meglio, assorbendo un neutrone, genera, diciamo, due atomi diversi, non sempre in many different ways c'è scritto lì, soprattutto libera una grande quantità di energia, lì c'è scritto 200 MeV, e che le centrali a fissione utilizzano per trasformare quell'energia, per trasformare quel calore, diciamo, in energia elettrica. Come si farebbe in altre centrali, in questo caso la fonte è l'energia liberata da questo processo. Qual è il problema di questa reazione? È che oltre a liberare quei 200 MeV, che sono quelli che ci sono comodi per generare energia, libera altri neutroni che a loro volta bombardano altri atomi di uranio, che quindi generano una reazione a catena. The chain reactor is the key, c'è scritto, is the key to the fission reactions. E questa è la chiave, perché il fatto di avere una reazione a catena è la grande forza di un reattore a fissione, perché ti permette di autoalimentarsi, no? La reazione è autoalimentata, ma è anche la grande debolezza, perché un problema può risultare in un accidente, in un incidente nucleare, no? Perché è difficile fermarla poi. E si ferma attraverso dei sistemi di raffreddamento. Il concetto, vedete, alla fine noi stiamo parlando di un circuito primario, che è quello all'interno del quale questa reazione avviene, e di un circuito secondario che sfrutta semplicemente il calore generato da quella reazione per, attraverso le sue turbine, generare energia elettrica.
Questa parte, quindi, se cambia e diventa fusione, sostanzialmente può avere un vantaggio, come vediamo adesso. Può avere il vantaggio di non avere quel difetto, di avere reazioni a catena che potremmo rischiare di non controllare. Ovviamente, come si fa un reattore a fissione? Si creano dei circuiti per cercare di moderare le reazioni a catena, to prevent accident scenarios, per prevenire possibili incidenti. E quindi ci sono una serie di sistemi, nel quale non entreremo nello specifico, che servono a moderare i neutroni o ad assorbire, no? Il controllo della fissione in un reattore nucleare avviene in questi due step. Neutron moderation, che serve a moderare la reazione a catena sostanzialmente, per evitare che essa si proliferi, sostanzialmente rallentando i neutroni, e poi c'è l'assorbimento. Ovviamente anche tutta quella parte di moderazione che fa? Va a finire in un impianto nucleare, quindi genera rifiuti radioattivi, e che sono sostanzialmente i problemi principali che hanno portato prima in Italia nell'87, no, a fermare i reattori a fissione, e che devo dire comunque la tendenza è quella di vanno un po' a morire, diciamo, anche negli altri paesi europei e non solo europei. Ecco che allora tanti paesi sono alla ricerca di una forma per fare per generare quell'energia non dalla fissione, che prevedeva la scissione di atomi sostanzialmente, ma dalla fusione. Il processo è esattamente l'opposto. Diciamoci innanzitutto una cosa: la fusione è quello che avviene nelle stelle, nel Sole, insomma, dove, quello che c'è scritto lì sotto, no? Nuclei di determinati atomi, in particolare di idrogeno, fondono a formare due nuclei di idrogeno, due atomi di idrogeno, fondono a formare elio e due protoni, positroni. Ecco che in questa fusione si genera ancora energia, anzi si genera più energia di quella che veniva dalla fissione. Il problema è far realizzare quella fusione di due atomi di idrogeno, che non è così facile come può succedere nel caso della fissione. Il punto è un po' scritto in eretto lì su, no? Queste sono reazioni bilanciate che sono molto sensibili rispetto alle condizioni al contorno. Se noi non teniamo perfettamente pulite, io dico, no? Ma poi vediamo che vuol dire, le condizioni al contorno, non riusciamo a realizzare quella reazione. La reazione, vedete, muore, c'è scritto, se il plasma, capiremo anche questo che cos'è, è troppo freddo o troppo caldo, se va troppo veloce o meno, se il combustibile è troppo o meno, e così via. È esattamente un'operazione delicata, da realizzare quindi in condizioni praticamente quasi ideali. Non solo in condizioni quasi ideali, ma il Sole, le stelle, gli altri elementi naturali in cui questa reazione avviene, hanno temperature che noi non possiamo nemmeno immaginare, no? di realizzare qui. Eppure dobbiamo pensare a un modo affinché quello avvenga, e quella reazione avviene solo ad alte temperature. Ad alte temperature parliamo di 200 milioni di gradi. E vi dico che lo abbiamo realizzato per non molti secondi, ma è già stato realizzato nelle macchine sperimentali. E adesso vi faccio vedere qualcosina. Esattamente, giusto per dirci un po' meglio il discorso, così come nel Sole avviene questa reazione con due atomi, noi quello che vogliamo fare in un reattore allo strato di plasma è riprodurre quella reazione. Vedete qui, sostanzialmente, da un atomo di deuterio a un atomo di trizio, cioè da due isotopi di idrogeno, vogliamo fare in modo che essi fondano e nella fusione rilascino un neutrone, un atomo di elio sostanzialmente. Perché attraverso questo, particelle alfa, poi vedete, e 17.6 MeV, perché attraverso questo si possa appunto recuperare questa energia
e metterla in serie a quel circuito che poi è lo stesso di tutti gli altri reattori, no? Che siano a fissione o anche delle centrali elettriche. Cioè alimentare turbine a vapore, per esempio, che possano poi generare energia elettrica. Allora, qui vi faccio vedere un video che riporta, non è necessario l'audio, tanto si legge tutto, questa differenza riportata dal Dipartimento dell'Energia statunitense, vedete? Allora, ecco, la fissione divide due atomi, un atomo, in due o più, diciamo. La fusione joins questi due atomi, no? Li unisce per crearne uno più grande, che è quello di elio, sostanzialmente. Qual è il problema? Ecco il primo punto, fuel type. Fuel type, in un caso uranio-plutonio, nell'altro elio. Prodotti. In un caso il prodotto della reazione è l'elio, nell'altro sono rifiuti nucleari. L'utilizzo è ancora, in questo caso, under development, vedete, per la fusione. Ovviamente questa sarebbe molto meglio, perché riuscirebbe a darci una energia 3-4 volte più grande di quella da fissione. Questo breve video, diciamo, sì, volevo farvelo vedere proprio perché potesse, ecco, magari chiarire un po' più rispetto a quello che vi dico, il concetto. Se questo è il concetto, allora, perché non riusciamo a farla? Perché, o meglio, non riusciamo a fare una reazione di fusione stabile? Questi nuclei fondono solamente se collidono ad una certa velocità, ad una velocità tale da superare le forze di repulsione. Come si fa a portarli ad alta velocità? Riscaldando. A quanto dobbiamo riscaldare? 200 milioni di gradi. Siamo nel quarto stato della materia, lo stato di plasma. In più, se questo lo vogliamo fare, pur avendone un guadagno, perché noi dobbiamo riscaldare, ci mettiamo dell'energia per riscaldare, ad esempio, no? Ma noi vogliamo averne un guadagno, altrimenti non ha senso. Cioè, facendo in modo che l'energia che ricaviamo dalla fusione sia maggiore, ben maggiore di quella che spendiamo. Quindi che questo rapporto Q, amplification factor, sia molto maggiore di 1. Altrimenti l'investimento non vale la pena farlo. Dobbiamo superare questa break-even condition, cioè questa condizione tale che questo Q possa essere positivo o maggiore di 1. E in particolare deve essere, noi diciamo, almeno 10, altrimenti tutto l'investimento fatto non è giustificato. Qual è stata l'idea che hanno avuto in precedenza i nostri predecessori, diciamo, per riuscire a fare questo? Dice, innanzitutto, se dobbiamo raggiungere 200 milioni di gradi, probabilmente non troveremo mai un materiale capace di contenere questo plasma. Quindi dobbiamo fare in modo che il plasma di fusione, the hot fusion plasma, non tocchi le pareti del reattore. Lo dobbiamo sospendere. Come si può fare questo? Si può fare attraverso un confinamento magnetico. In generale, il plasma può essere confinato per gravità inerziale o per confinamento magnetico. Se queste sono quello che avviene un po' nel Sole, nel nostro caso quello che si è pensato è, visto che le particelle sono particelle cariche, noi potremmo mandarle lungo delle linee di campo magnetico, creando un campo magnetico tale che le controlli, non le mandi insomma in direzione generica, che sia capace di controllare gli elettroni sostanzialmente, e quindi dirigendoli nella direzione voluta e eventualmente sospendendoli nel reattore, diciamo, lontano dalle pareti del reattore stesso. Allora, in questo caso, vedete, noi dobbiamo avere un campo magnetico, una configurazione magnetica, che tiene il plasma sufficientemente lontano dalle strutture fisiche e in compenso lo tiene anche sufficientemente compresso da far realizzare la fusione lì dentro. Quindi noi questi ioni elettricamente carichi, innanzitutto il concetto è questo, li costringiamo a seguire delle linee di campo. A quel punto, se quelle linee di campo le chiudiamo su se stesse, cioè creiamo un toro, una ciambella,
Perché il problema qual è? Che a un certo punto finisce. Se creiamo un topo, superiamo anche il problema della fine. Non c'è più la fine. Cioè, si può creare un plasma le cui particelle, ioni, seguono delle linee di campo toroidali, diciamo, di modo tale che esso possa essere continuamente attivo, senza mai toccare le pareti. Allora qua vedete il concetto fondamentale, mancano le strutture meccaniche, ok? Ma c'è il concetto in questa immagine. Il plasma è questo qui. Vedete che ci sono tre tipi di strutture, che sono tre tipi di magneti, diciamo, bobine, atte a generare un campo magnetico. Un campo magnetico che controllando la corrente attraverso questi, è tale da sostenere il plasma in un reattore di questo tipo. Reattore di questo tipo che si chiama tokamak. Il termine dato a questa forma e a questo tipo di reattore è tokamak. È chiaro che sembra risolto il problema, ma non lo è, perché abbiamo risolto il problema del confinamento magnetico del plasma, ma questo plasma lo dobbiamo controllare bene. Cioè dobbiamo fare in modo che stia in quella posizione fermo per un tempo lungo, tale che effettivamente noi riusciamo a ricavare un'energia, altrimenti tutto il resto, tutto lo sforzo continua ad essere perso. Sostanzialmente quindi è su questo tipo di macchina che si concentrano oggi le attività di ricerca sulla fusione. E detto che il concetto è questo, la dobbiamo realizzare. E qui vi faccio vedere un video fatto insieme a altre due persone che vedete sottoscritte, che sostanzialmente vi spiega un po' tutto il concetto. Questo è il centro di ricerca Enea di Frascati, vicino a Roma. Qui si raggiungerà un'importante tappa del lungo e difficile percorso che vede la comunità scientifica alle prese con una delle sue più grandi sfide, imbrigliare l'energia delle stelle. Tra qualche anno, in questi laboratori, dove da 50 anni si lavora per ottenere energia dalla fusione nucleare, sorgerà una grande macchina sperimentale, denominata FAST, Fusion Advanced Studies Torus. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo cos'è la fusione nucleare e come funzionerà FAST. La fusione è la fonte energetica che alimenta il Sole e tutte le stelle. Se riuscissimo a riprodurre questa sorgente sulla Terra, potremmo disporre di una fonte praticamente illimitata di energia, senza emissioni nocive né di gas serra. Il combustibile della fusione nucleare è il plasma, cioè il quarto stato della materia, dopo il solido, il liquido e il gassoso. Nel plasma, a differenza degli altri stati, la materia è composta da particelle cariche, ioni ed elettroni, perché una frazione abbastanza grande di elettroni è stata strappata dagli atomi. Il plasma è un buon conduttore di elettricità e risponde fortemente ai campi elettromagnetici. Se forniamo a due cariche positive l'energia sufficiente a vincere la forza di repulsione coulombiana, queste possono fondersi insieme e liberare una notevole quantità di energia. In particolare, da un nucleo di deuterio ed uno di trizio, entrambi isotopi dell'idrogeno, si ottiene un nucleo di elio ad alta energia e un neutrone, oltre a particelle alfa, la cenere della reazione di fusione. Con un grammo di deuterio e trizio si potrebbe produrre l'energia sviluppata da 11 tonnellate di carbone. Se lasciassimo le particelle libere di muoversi nel plasma in tutte le direzioni, queste finirebbero contro le pareti del contenitore. Se invece le sottoponiamo ad un campo magnetico, le particelle si muoveranno legate alle linee del campo. Se costruiamo un contenitore a forma di ciambella, avremo un plasma confinato. Applicando una corrente elettrica al plasma confinato in questa ciambella, questo si scalderà sempre di più per l'effetto Joule. Questo è il principio dei tokamak, le macchine sperimentali nelle quali da diversi anni si sta cercando di ottenere la fusione nucleare controllata. Uno di questi è in funzione anche nel centro Enea di Frascati. Ma per portare a termine l'impresa, forse la più difficile che gli scienziati abbiano mai affrontato, è necessario lo sforzo congiunto di molte nazioni.
Per questo Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Russia, Cina ed India si sono unite per costruire a Cadarache, nel sud della Francia, il più grande tokamak mai realizzato, il reattore ITER, una macchina sperimentale nella quale finalmente si produrrà una reazione di fusione stabile. Ma ITER da solo non sarà sufficiente a risolvere tutti i problemi di un futuro reattore a fusione. Rimarranno da affrontare due importanti problemi che riguardano la dinamica delle particelle alfa che scaldano il plasma e la scelta del materiale da usare come contenitore del plasma. Ecco quindi spiegato l'obiettivo della macchina FAST, che sarà costruita proprio per affrontare e risolvere questi due cruciali problemi. FAST lavorerà con un alto campo magnetico, così che le particelle avranno un'orbita più piccola e con un'alta corrente di plasma, in modo da migliorare il confinamento ed avere un maggior riscaldamento. La configurazione del campo magnetico farà in modo che le particelle alfa che si produrranno in eccesso al centro del plasma, le ceneri della reazione, avranno come bersaglio un componente della macchina, il divertore, e da qui saranno rimosse da un sistema di pompe. Il divertore è quindi l'elemento più sollecitato e lo studio del materiale di cui sarà composto è uno degli elementi critici di un futuro reattore. Attualmente si sta pensando di usare il tungsteno, ma sono anche allo studio soluzioni completamente diverse, come l'uso di divertori a litio liquido. Per poter rimuovere i divertori alla fine del loro uso e per testarne degli altri, sarà necessario un sistema di remote handling. Il plasma sarà contenuto da una prima parete in tungsteno, tenuta sotto vuoto per evitare contaminazioni dei gas comburenti. Per minimizzare la dissipazione dei conduttori che producono il campo magnetico, la macchina è tenuta alla temperatura di meno 240 gradi centigradi mediante un flusso di elio gassoso in un contenitore criostatico d'acciaio. Sia la camera da vuoto che il criostato saranno forniti di un numero notevole di finestre, dalle quali sarà possibile misurare cosa accade al plasma durante il funzionamento. FAST raggiungerà una temperatura del plasma di 150 milioni di gradi e consentirà di produrre circa il doppio dell'energia spesa per la reazione. Nel futuro reattore, questo parametro dovrà essere tra 30 e 50. La macchina che si costruirà nel centro ricerche Enea di Frascati anticiperà e ottimizzerà la sperimentazione in ITER e al tempo stesso permetterà di studiare alcuni dei problemi più importanti in vista del futuro reattore dimostrativo. Va bene, mi rimetto le cuffie. Ok, sì, dicevo, allora spero che questo video vi abbia un po' chiarito ancora meglio, diciamo, le idee sulla questione. Vi abbia anche chiarito un po' qual è lo stato, diciamo, della situazione in Italia. Perché l'Italia, adesso avete visto quel reattore che doveva essere, diciamo, un reattore satellite rispetto al più grande ITER, e comunque ha ricevuto un finanziamento di un reattore che non si chiama più FAST, ma si chiama DTT, e lo vedete qui giù, e è tra i 7 progetti di rilevante interesse nazionale, e finanziato quindi dall'Unione Europea di conseguenza, e vedete che in questo contesto, ecco, oggi siamo in Italia in fase di partenza per la costruzione di questo reattore, a Frascati ancora, come diceva un po' il video, no? Per cui abbiamo tanto sforzo della comunità scientifica italiana rivolto, diciamo, alla costruzione di questo reattore specifico. Ne parleremo ancora un pochettino meglio fra poco. Qui, appunto, detto questo, cioè, abbiamo capito quali sono, come si fa e quali sono le problematiche. Dice, da tempo, diceva il video, gli scienziati sono impegnati nel cercare di realizzare questa cosa. E infatti vediamo che in questa slide sostanzialmente esiste uno Joint European Torus, esiste una macchina già
costruita e realizzata, importante, a Oxford sostanzialmente, al quale tutti i paesi europei hanno collaborato per realizzare questo Joint European Torus, che già ha realizzato il primo plasma nel 1983. Quindi parliamo di primo plasma, vuol dire un plasma acceso, diciamo, ma che si mantiene stabile solo per frazioni di secondo, non capace di generare una reazione tale da immettere energia. Allora poi tutti i paesi, molti paesi oltre all'Unione Europea, si sono uniti, diceva il video, a realizzare questa macchina più grande, ITER, che è in costruzione nel sud della Francia, a Cadarache, vicino Marsiglia, e per il quale, ecco, si prospetta di realizzare un fattore di amplificazione almeno pari a 10. Ma ITER è ancora una macchina sperimentale. Quella macchina che si propone invece di immettere energia in rete è Demo, quella in progettazione in quel consorzio Eurofusion che vi ho fatto vedere prima, che invece punta a un fattore di amplificazione 25. Insieme a questi grandi reattori, queste tre macro aree, ci sono tutti i piccolini satelliti, diciamo, tra cui quello italiano, DTT, Divertor Tokamak Test. Vedete il nome divertore, avete risentito prima il divertore, il componente più sollecitato della macchina. Questo punta a testare il divertore. JT60, questa qui in Giappone, è un'altra macchina simile, insomma, con altri scopi, e ce ne sono anche altre in verità. A Frascati ce n'è già una funzionante, Frascati Tokamak Unit, che verrà smontata per far posto al Divertor Tokamak Test. Una cosa io ho trascurato, diciamo, perché non so se è chiaro di che dimensioni stiamo parlando, per quelle che sono le dimensioni del problema. Questa macchina qua ha un diametro di 20 metri, e un'altezza pari a qualche grattacielo, diciamo, come questa, che è più grossa ancora. Questa da realizzare a Frascati ha un diametro intorno ai 4 metri e mezzo, 5 metri, e quindi comunque è una macchina notevole. Quando parlo di diametro sto parlando di questo diametro di plasma, non di quello esterno, che è ancora maggiore. Parlo di diametro di questo, del punto dove avviene la reazione di plasma. Quindi parliamo anche di cose molto imponenti, dove ogni componente da realizzare, da progettare, diciamo, porta con sé delle problematiche e delle sfide da affrontare. Qui vedete un po' di timeline, diciamo, relativamente a questi reattori principali. JET hanno iniziato a progettarlo nel 73, ha avuto quindi la prima reazione nell'83 e poi, vedete, negli anni si è aggiornato per venire incontro alle diverse cose che i fisici studiavano, no? E gli ingegneri, per realizzare bene, in maniera stabile, la fusione nucleare. Ora, oggi JET è prevalentemente un esperimento votato a validare le scelte progettuali per ITER, quindi è un satellite di ITER, e a preparare le ITER operations, c'è scritto. È un qualcosa che quindi serve a testare le scelte progettuali fatte per ITER. E qui vedete una foto dell'interno di JET, no? Quello effettivamente realizzato, non un disegno. ITER allora è in costruzione, vi dicevo. Qual è invece il progetto, diciamo, per ITER? Oggi ITER, vi dico, siamo ancora, anche su questo progetto, l'Italia deve essere un ruolo abbastanza importante, perché in Italia sono stati costruiti già i primi magneti. Se vedete, ci sono state notizie, insomma, le notizie si sono abbastanza diffuse relativamente al trasporto eccezionale, no? Perché è una cosa molto grossa. E i primi magneti e anche delle parti del Magon Vessel, che è un altro componente importante che vi farò vedere a breve. E in particolare io sono responsabile della progettazione di una diagnostica per ITER, in questo momento, della progettazione meccanica, che sulla quale appunto stiamo lavorando per risolvere un po' di problemi relativi a componenti inseriti all'interno di questa macchina. Ecco, ITER aveva degli obiettivi che nel tempo si sono un po' prolungati, quindi aveva alcuni obiettivi di raggiungere le prime operazioni in alcuni anni precedenti, diciamo. In verità
Le problematiche sono state più del previsto, si sono un po' prolungate, ma si prevede il primo plasma non così lontano, intorno al 2025. Adesso vi farò vedere la timeline. Demo invece è oggi in fase di progettazione concettuale. Anche su questo lavoriamo, e in concettuale vuol dire che siamo ancora lontani dall'ingegnerizzazione, stiamo ancora capendo quali sono le dimensioni giuste, le forme, eccetera, come farlo, e per questo si prevede di raggiungere l'energia da fusione per il 2050. C'è anche una gara, diciamo, tra virgolette, c'è anche tanta concorrenza sul punto, perché la Cina sta facendo il suo demo, l'Europa sta facendo il suo demo, altri paesi stanno facendo il loro demo e si punta ad arrivare primi, diciamo, per raggiungere primi a riuscire ad immettere energia da fusione in rete. Ecco la schedule di cui vi parlavo, la timeline sostanzialmente. Il primo plasma ITER dovrebbe avvenire nel 2025, vedete qui. In parallelo demo è ancora nel concept design, abbiamo finito il pre-conceptual design, stiamo adesso nel conceptual design. Quindi, commissioning ed operation, vedete, parliamo tra il 2050 e il 2060. Qui siamo più vicini perché la costruzione è iniziata, si prevede una seconda fase di costruzione dal 2026 al 2028 e così via. Vediamo anche che la vita di ITER è prevista fino al 2040, quando avrà preparato sostanzialmente la strada per demo. Ecco, vi dicevo prima, ve la ripropongo qui, abbiamo detto qual è il problema, cioè se anche dal video, no, abbiamo lì dentro un plasma, abbiamo condizioni molto sfidanti, dobbiamo capire bene come possiamo analizzare tutto di modo da integrarlo e fare sì che tutti i sottosistemi che sono all'interno della macchina possano efficientemente affrontare le condizioni sfidanti che ci sono di lavoro. Allora, prima di fare questo volevo farvi vedere questa cosa interessante che c'è sul sito ITER e che sostanzialmente vi permette un po' di entrare nel quadro dei componenti. Faccio una cosa. E qui vedete, se io provo adesso ad attivare il link, non va. Scusate un attimo. Scusate, mi sentite? Sì. Sì, scusate, ho avuto, non so cosa è successo alla presentazione. Ok, riproviamo. Ecco, vi volevo far vedere questo. Vedete, questo è il sito iter.org, dopo ve lo riproporrò per le opportunità lavorative di internship, di tirocinio e così via. Ma qui, tra le varie cose, c'è questa cosa molto interessante, perché almeno ci permette di capire il tokamak, come è fatto in alcuni componenti principali. Vi ho detto, ci sono i magneti, e i magneti sono tutto quel sistema di conduttori sostanzialmente, toroidali, che servono, poloidali, quindi nel piano verticale, e centrali, diciamo, che servono a, appunto, creare le condizioni affinché il plasma si mantenga qui sospeso e possa avvenire la reazione. Dove avviene la reazione? Avviene all'interno del vacuum vessel. Il vacuum vessel è un ambiente, vacuum lo dice la parola, sottovuoto, quindi che viene posto sottovuoto, all'interno del quale deve avvenire la reazione. Ecco il primo punto, dobbiamo porlo sottovuoto, la reazione è delicata, dicevamo. Non possiamo pensare di farla in un ambiente contaminato. Posto sottovuoto avviene la reazione qui, in questo vacuum vessel che quindi dal punto di vista della progettazione è già una cosa sfidante dal punto di vista anche della progettazione meccanica, perché deve tener conto del plasma, delle temperature alte e di tutte quelle che possono essere le forze che possono venire in gioco. Pensate solo a che cosa può succedere se cambia un po' la corrente, se ha uno sbalzo del campo magnetico. Le forze che vengono dalle disruption, noi diciamo, dai cambiamenti del campo magnetico, sono molto alte su tutte queste strutture d'acciaio. All'interno del vacuum vessel c'è poi il blanket, quella che è definita la prima parete, cioè
cioè quello che effettivamente guarda il plasma, la copertura del vacuum vessel, che ovviamente deve portare pure fuori il calore, perché altrimenti che lo facciamo fare l'esperimento, no? Dobbiamo ricavarne quell'energia. E quindi è coperta, diciamo, è tutta attraversata da canali di acqua, sostanzialmente, che devono andare a una determinata velocità per smaltire la potenza termica. E poi c'è quel divertore di cui parlavamo, qui sotto lo vedete illuminato adesso, che è sulla parte più bassa, che si prende le linee del campo magnetico finali e che quindi è piuttosto, diciamo, è sicuramente il componente più sollecitato. Vedete che parliamo di una cosa segmentata toroidalmente in 54 pezzi, ognuno dei quali pesa circa 10 tonnellate, solo questo piccolino, rispetto a tutto il sistema, no? Infine, fuori dai magneti c'è il criostato, cioè l'ultima parte di confinamento, diciamo, che è ancora sottovuoto ed è un ambiente che serve a mantenere i magneti a 4 Kelvin. Cioè, immaginate che cosa succede. Cioè, i magneti, i superconduttori, funzionano a temperature molto basse. Quindi questi magneti, che sono superconduttori, funzionano a 4 Kelvin, subito qui fuori. Dentro ci abbiamo 200 milioni di gradi, subito qui dobbiamo tenere meno 270 circa, 4 Kelvin. Per cui, ecco il problema, no? Anche un po' della progettazione, il problema termico della progettazione, ma il problema termico non è l'unico problema, ce ne sono tanti, c'è il problema elettromagnetico, c'è quello strutturale, c'è quello neutronico e così via. In particolare, giusto per non essere poi troppo noioso, adesso vado veloce, vi presento in maniera veloce effettivamente uno dei progetti, uno dei quali vi parlavo prima, che è la Radial Neutron Camera, una componente di diagnostica di ITER, per il quale dobbiamo tener conto, lavoriamo insieme a Fusion for Energy, che è la domestic agency chiamata Sono in Spagna, Enea, un istituto polacco, portoghese, Milano, Napoli, Uniti Est, adesso noi, e così via. Su questo, ad esempio, lavoriamo sulla progettazione meccanica di questo componente, che ancora una volta deve appunto avere questo problema di integrazione multifisica. E non solo, quando progettiamo una cosa dobbiamo anche pensare alla manutenzione. E peggio se dobbiamo pensare alla manutenzione con sistemi robotici, perché dobbiamo fare l'integrazione con quei sistemi. Ecco, la Radial Neutron Camera, se ci siamo capiti un attimo prima, sul vacuum vessel, è posizionata qui all'interno del vacuum vessel. Ha una serie di detector e serve a ricostruire sostanzialmente il profilo neutronico del plasma. La missione principale è quella di fornire una misura di neutroni e d'alfa source, profilo neutronico e di particelle alfa, e quindi della potenza della fusione che sta avvenendo all'interno della macchina. È chiaro che se questa deve guardare al plasma, questa diagnostica ha un po' di problemi di progettazione, di temperatura, di neutroni, di bombardamento neutronico, eccetera, eccetera, e strutturali. Vedete che quindi, qui vi faccio vedere, siamo posizionati qui, direttamente affacciati al plasma, tutto il treno che c'è dietro fino al criostato sono una serie di altre diagnostiche e di altri componenti. Non mi soffermo molto su come è fatta la Radial Neutron Camera, poi chi di voi ha interesse mi può contattare, possiamo lavorare, fare le tesi, insomma, qualsiasi cosa, se vi interessa in qualche modo. E non mi soffermo quindi molto sul progetto, voglio solo farvi capire che anche qui un piccolo componente, una piccola diagnostica posizionata lì dentro ha una serie di componenti interni, ha una serie di complicazioni di progettazione, e non solo di progettazione, anche di integrazione dei sistemi, ad esempio, no? E di scelta del sistema migliore. Ecco, nel tempo noi per la Radial Neutron Camera abbiamo scelto tra diverse opzioni per misurare le performance del plasma. Quindi, identificata la funzione che vogliamo raggiungere, abbiamo poi dovuto affrontare problemi termici, neutron and gamma radiation, è scritto lì, quindi radiazioni gamma e neutroniche, la manutenzione,
attraverso strumenti robotici per i quali per esempio dobbiamo fare simulazioni di realtà virtuale e la capacità dal punto di vista strutturale di sostenere differenti tipi di carico, statici, dinamici, termici. Dinamici, guardate, c'è scritto including electromagnetic and seismic loops, perché gli electromagnetic sono sicuramente uno dei carichi principali. Vi dicevo, se in quelle bobine, diciamo, per dirla in termini facili, abbiamo una corrente che varia, abbiamo delle distruzioni, delle botte, diciamo, degli sbalzi, delle forze di Lorentz, sostanzialmente, che ci portano quindi ad un problema strutturale. Ecco, come si affronta una cosa del genere? Noi abbiamo cercato, ad esempio, di produrre un modello CAD, un modello 3D parametrico associativo, si dice, cioè associato alle analisi, destinato alle analisi e associato poi quindi anche con i parametri associati da ottimizzare, e abbiamo cercato di ottimizzarlo nel tempo, no? Con un master model strutturato per gestire in maniera efficiente l'ambiente agli elementi finiti linkato, quindi l'ambiente di analisi direttamente ad esso collegato. Vedete, ad esempio, in questo caso avevamo questo modello che era destinato ad analisi nucleari, ad analisi termoidrauliche, ad analisi termiche, che ho mancato, ad analisi elettromagnetiche, che tutte chiaramente vanno ad alimentare un'analisi strutturale, l'obiettivo finale è che mantengano, oltre poi che abbia la sua funzione, insieme ad altri tipi di carichi meccanici di interfaccia. E questo è chiaramente un processo iterativo, cioè la progettazione di un sistema complesso, questo volevo dire, è sempre un processo iterativo. Dovete sempre pensare a un processo che deve andare avanti per step, no? Nell'ottimizzazione dei componenti. E allora ce ne sono state una serie, qui c'è una lista di carichi per esempio, cioè tutti i carichi che abbiamo considerato in questa progettazione di questo componente, e qui ne vedete delle analisi strutturali, sono dai più semplici, preso proprio, a queste interface load elettromagnetici, carichi elettromagnetici ambientali, diciamo, dovuti alle correnti che passano attraverso questi componenti, carichi termici, possibili incidenti, a parte quello sismico, ingresso of coolant event, questo significa, cioè che perde un sistema di raffreddamento, ad esempio, e quindi porta la pressione alta nel sistema. Tutto questo va fatto, va verificato, e va verificato secondo delle normative. Secondo delle normative, qui io ancora una volta non entro nel merito, che sono quelle nucleari, in questo caso specifico, che possono essere quelle, ecco, più specifiche, quelle più generali civili. Volevo giusto farvi vedere un altro esempio veloce, prima di arrivare a dire un poco quindi come siamo messi in Italia meglio, quali sono le opportunità. Ecco, un altro esempio è questo, ancora anche in questo possiamo lavorarci, insomma, chi è interessato possiamo parlarne poi nel dettaglio più specifico. Il divertore è un altro componente di cui abbiamo la responsabilità della progettazione meccanica, in particolare il divertore di demo. Qui abbiamo un problema ancora, che il divertore è soggetto a carichi molto alti, e poi si deve rimuovere, cioè deve poter essere rimosso con sistemi di manutenzione remota e deve poter andare, quindi poter essere sostituito durante la vita della macchina. Allora questo che cosa vuol dire? Che il sistema di fissaggio da un lato deve assicurare che che i carichi vengano effettivamente, che la reazione ai carichi sia effettiva ed efficace, diciamo. Dall'altro però deve essere anche compatibile con uno smontaggio facile con i sistemi robotici, che è esattamente contrastante, no? Con l'esigenza della robustezza dei sistemi robotici, che devono portarlo fuori. E quindi vedete che già questo piccolo problema ancora di come fissare questo divertore nella macchina diventa un problema difficile da affrontare, diciamo. Di affrontare con, io ad esempio personalmente, ho iniziato questo lavoro di progettazione di questo sistema in Finlandia, ad esempio, durante un mio percorso di traineeship, subito prima della laurea magistrale, dove ho svolto 6 mesi, ho affrontato con i finlandesi, con cui adesso collaboriamo a questa cosa, ad esempio, una fase di progettazione di questo sistema.
Adesso non sto qui a dirvi tutto sul divertore, va bene? Poi avrete le slide, insomma, non so se o mi contatterete ancora una volta laddove aveste un interesse specifico. Ma ecco, giusto per presentarvi, quale problema dobbiamo affrontare? Cioè, se deve essere rimosso, lo dobbiamo sedimentare sul poro, dobbiamo avere tanti pezzi che noi chiamiamo cassetta per farlo uscire da questi condotti, no? Allora abbiamo 48 cassette. Per farne uscire tre per ogni porta, c'era scritto qui. E partendo da alcuni requisiti funzionali, noi andavamo, ecco, a definire un sistema di concetto da sottomettere all'analisi e da poi successivamente, ecco, ottimizzare in base all'analisi. Vedete, elettromagnetica, ancora una volta, niente load, termoidrauliche, eccetera. Da non trascurare l'aspetto remodeling, diciamo, perché anche quello è importante. E per quello si sviluppano le simulazioni in realtà virtuale, diciamo, o cinematiche, no? Un'altra branca, diciamo, della nostra ingegneria. Per cui anche qui vedete che abbiamo fatto, ci sono delle simulazioni, analisi dei rischi e così via. Dove stiamo con demo adesso, abbiamo detto? Stiamo ancora al concettuale. E queste cose le abbiamo fatte ancora al concettuale. E ce ne passa ancora da ottimizzare al preconcettuale, abbiamo fatto queste cose. Da ottimizzare per arrivare all'obiettivo voluto, no? Al fatto che questi sistemi possano funzionare, possono non essere più dei concetti, ma dei progetti ingegneristici finali. Qui vedete altre simulazioni di questo tipo, sviluppate appunto in realtà virtuale, che vogliono dimostrare la fattibilità dell'operazione di rimozione. E come vi dicevo, non è trascurabile. Altre cose ancora si fanno nel campo, questa è ancora un'altra macchina, dove i sistemi vengono prima, ovviamente, verificati in realtà virtuale e poi verificati su sperimentazioni reali, con cose che quindi devono corrispondere dal punto di vista della validazione del modello virtuale. Ecco, tutto questo per dirvi che non è una cosa riservata a chi fa l'analisi strutturale, non è riservata agli elettrici, non è riservata ai fisici che si occupano del plasma, non è riservata a chi fa realtà virtuale o a chi fa un'analisi strutturale meccanica, ma è un mondo dove praticamente dobbiamo integrare tutto quello che sappiamo. La termoidraulica, il problema di progettazione di macchine, il problema di simulazione virtuale che vediamo qui e così via. Oggi io penso che possa essere particolarmente interessante, e sto concludendo, questo punto, cioè per voi e per tutti gli ingegneri del futuro, ecco. Noi in Italia abbiamo fatto questa proposta che vedete nel primo libro blu, diciamo, che dai vertici al programma di test facility project proposal, che era un blocco, un libro di 300 pagine destinato alla Commissione europea, che ha approvato il finanziamento per questa macchina. E poi nel tempo, vedete, è cambiata, che noi abbiamo analizzato in fase preliminare, perché ne abbiamo fatte le analisi elettromagnetiche, strutturali e così via, e che adesso è sicuramente in Italia un punto nevralgico. Ci gira intorno una grande parte della ricerca e una grande parte dell'industria che la deve costruire. Questa verrà costruita a Frascati, vi dicevo, e avete la possibilità anche voi, per chi fosse interessato a farlo in percorsi futuri, ecco, di lavorare a un progetto sfidante, interessante e di vederlo costruito in pochi anni, perché l'obiettivo di questa macchina è di essere costruita nel 2025, conclusione della costruzione, diciamo. Oltre questo, e quindi queste cose nazionali, diciamo, anche a Padova c'è un reattore RFX, un reattore non specificamente, c'è una cosa specifica che deve essere, che è appunto destinata a testare delle macchine per ITER, è una macchina specifica destinata a testare degli esperimenti di ITER. Ecco che, oltre a questo, ovviamente ci sono tutte le collaborazioni internazionali. Parliamo dello Fusion Consortium che ha sede a Monaco, Garching è una frazione di Monaco di Baviera, del Politecnico di Losanna, dove anche io sono stato per tirocinio, di
Barcellona Fusion for Energy, ITER Organization Cadarache, e con questi due in particolare parliamo dell'area del neutron camera, della Finlandia o il posto dove è costruito JET, che porta tante opportunità di tirocinio, lavoro, tesi e così via. Ecco, qua vi volevo lasciare un po' di riferimenti, giusto per farvi vedere dove cercare il progetto DTT, cosa è Eurofusion, cosa è Fusion for Energy, e per ITER vi ho messo in particolare riferimento alle internship, oltre che al sito generale. Cliccando su internship, vedete che le internship destinate agli studenti, chiaramente, vedete che potete cercare una serie di opportunità. Adesso qui io dovrei mettere una Engineering of System, o comunque una serie di opportunità che sono in corso, se andate a fare questa ricerca. Vedete che adesso sono in corso 103 internship aperte, diciamo, per diversi aspetti dell'ingegneria e della fisica. Potete appunto consultarle ed eventualmente, ovviamente, fammi sapere laddove ci fosse un interesse. A questo punto io, ecco, chiuderei qui, spero di non essere stato noioso, diciamo, che abbiate trovato un interesse per la materia, e sì, vi lascerei alle vostre domande, a quello che vi può, le curiosità che l'argomento vi ha potuto suscitare.